Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Milan Inside. Secondo video di giornata, stiamo crescendo sempre più. Video per aggiornarvi sulle condizioni degli infortunati in casa Milan e il loro relativo rientro. Ma prima di cominciare, ragazzi, vi chiedo gentilmente di mettere un like al video, iscrivervi al canale, attivare la campanellina in descrizione, tutti i link dei profili social di Milan Inside e ricordatevi del sito internet www.acmilaninside.com che vediamo se lo sapete. Sì, vi tiene sempre aggiornati, sì, bravissimi, vi tiene sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il nostro amato Milan. Allora. Notizie belle per quanto riguarda il rientro degli infortunati. Allora, partiamo da chi partiamo? Allora, partiamo così. Partiamo con una notizia bella. La notizia bella riguarda Giroud, che tra oggi e domani dovrebbe rientrare in gruppo ed essere pronto a partire da titolare contro il Verona. Giroud, che come ben sapete, ha questo problema alla schiena, che ultimamente l'ha un bel po' limitato insieme anche alla positività al Covid, e è sulla via del recupero. Sulla via del recupero, nelle ultime apparizioni non ha fatto per niente bene. Quindi una volta recuperato da questo problema dovremmo ritornare ad apprezzare il Giroud ammirato contro il Cagliari. Poi andando avanti, allora parliamo un attimo di quelli che non recupereranno, che sono stavo facendo la fusione Flizzar, Florenzi e Plizzari. Allora, Plizzari ha avuto un intervento chirurgico per il quale non lo vedremo prima dell'anno nuovo. Questo ragazzo è abbastanza sfortunato. Per lui se ne parlava insomma di un gran bene, non è mai riuscito a rispettare queste premesse. Dispiace perché era veramente un buon portiere. Qualche anno fa lo ammirammo nelle amichevoli tipo contro il Bournemouth, il Friburgo, e fece veramente bene. Peccato perché non speriamo possa riprendersi, dai. Florenzi, che ha avuto questo intervento in artroscopia, ne avrà per circa un mese, quindi probabilmente lo rivedremo dopo la sosta di novembre. Florenzi, che ai lui purtroppo è partecipe anche del gol subito contro l'Atletico, però insomma stava recuperando la miglior condizione, però è meglio che abbia fatto questo intervento, così meglio un mese fuori che non tutta una stagione condizionata. E ora veniamo alle notizie belle. Le notizie belle riguardano, a parte Giroud, allora Krunic e Bakayoko, che sono in fase di riutilizzazione. Krunic dovrebbe essere già disponibile contro il Verona e Bakayoko giù di lì, se non contro il Verona la partita successiva. E poi Ibra che con il recupero di Giroud può stare anche un pochettino più tranquillo, probabilmente verrà convocato contro il Verona e magari ci sarà una staffetta giusto appunto tra lui. Mi sfrego le mani perché stiamo recuperando tutti quanti stiamo recuperando. Dicevo, ci dovrebbe essere questa staffetta tra lui e Giroud.
E occhio perché stiamo recuperando tutti, potremmo fare ancora meglio turnover, variare ancora di più e far riposare meglio tutti quanti a turni alterni. Bene ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato, ricordatevi like, iscrizione, campanellina, i link dei profili social in descrizione e il sito internet. 5 cose da fare. Grazie. Alla prossima ragazzi, sempre forza Milan. Milan, Milan, sempre forza Milan ragazzi.